Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Oggi è una giornata piovosa, per cui colgo l'occasione per fare un video. Circa 60-70 anni fa non esisteva il codice della navigazione aerea, la disciplina relativa alla circolazione degli aeroveicoli, degli aerei, degli aeromobili. La si traeva per analogia dal codice della navigazione marittima. Questo è un tipico esempio di analogia legis. Voglio parlare del procedimento analogico, dell'analogia legis, dell'analogia iuris, dell'argomento asimili e dell'interpretazione estensiva, perché in altri video ho citato più volte l'argomento asimili, asserendo che spesso si pone a fondamento dell'uno o dell'altro orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Spesso citando sentenze della Corte di Cassazione, del Tribunale di Legittimità, spesso menzionando giurisprudenza, ho parlato dell'interpretazione letterale semantica o dell'interpretazione estensiva, dando per scontato che tutti conoscano tali tecniche interpretative utilizzate dal Tribunale di Legittimità, ma forse non è così, per cui in questo video, in maniera sintetica, cercherò di parlare del procedimento analogico e della distinzione tra procedimento analogico e interpretazione di tipo estensivo, facendo anche degli esempi. Un primo esempio l'ho fatto, quello del codice della navigazione aerea. Il procedimento analogico presuppone che l'ordinamento giuridico sia completo, cioè che non presenti delle lacune. Quando viene una lacuna è soltanto apparente, in realtà l'ordinamento giuridico, il nostro sistema giuridico è in grado di autointegrarsi. Caratteristica dell'ordinamento giuridico è l'autointegrazione. Già da un'analisi etimologica del lemma della parola autointegrazione, chi ha fatto il liceo classico potrà identificare la radice autos, auteoton, che vuol dire se stessa. Ebbene, già da una analisi etimologica di tale parola si comprende come il nostro ordinamento giuridico è in grado di colmare quelle lacune che sono soltanto apparenti. Quando non vi è una disciplina, una regolamentazione relativa ad una fattispecie da analizzare, in realtà la disciplina c'è, bisogna soltanto prenderla da una materia che regola un caso analogo, affine, simile a quello in esame. Ebbene, quando non si riesce a ricorrere all'analogia legis, quando non si riesce a trovare una disciplina relativa ad un caso simile, si può, tale disciplina la si ritrova nei principi generali del nostro ordinamento giuridico. Questa è la cosiddetta analogia iuris. Ius iuris, in latino, vuol dire diritto. Ebbene, il procedimento analogico si distingue dall'interpretazione estensiva. Si badi bene che dall'articolo 14 delle preleggi, dette anche disposizioni preliminari al codice civile, si apprende che le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali non si applicano a regole generali o ad altre regole, ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in essa stabiliti. Dunque, da una lettura, sia pure superficiale, dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, si apprende che l'analogia è vietata nel nostro ordinamento giuridico. Vedremo che è vietata l'analogia in malam partem, cioè quella che produce effetti sfavorevoli, negativi, nefasti per l'imputato, per il reo, per il prevenuto. Sono tutti sinonimi. Autorevole dottrina e anche la giurisprudenza di legittimità invece ritengono perfettamente ammissibile l'analogia in bonam partem, cioè quell'analogia che al contrario, per converso, produce effetti positivi favorevoli per il reo, per l'imputato. Ma in che cosa si distingue l'interpretazione letterale di tipo estensivo dal procedimento analogico? Facciamo un esempio concreto. Spesso in materia testamentaria, anche nel diritto penale, si badi bene, io faccio spesso esempi tratti dal diritto civile solo perché sono più facili da capire e da comprendere sia per me che per chi mi vede.
in materia di diritto di famiglia, ad esempio, in materia testamentaria, il legislatore utilizza il lemma figli, il concetto di figli. Si parla, per esempio, nell'ambito del matrimonio, di figli legittimi, di figli nati in costanza di matrimonio, cioè figli nati durante il matrimonio, ma allargando, mediante un'interpretazione estensiva, l'area semantica del concetto figlio, vi si può ricomprendere anche quello di figlio naturale, cioè di figlio non nato in costanza di matrimonio, ma nato al di fuori di matrimonio. Dunque, quando il legislatore utilizza il lemma, la parola, il termine figlio, si può riferire o ai figli nati in costanza di matrimonio, o a, quindi ai figli legittimi, ovvero ai figli nati non in costanza di matrimonio, ma nati al di fuori del matrimonio, ad esempio prima che una coppia si sposasse, cosiddetti figli naturali. Allargando ulteriormente l'alveo semantico del concetto di figlio, vi si può arrivare a ricomprendere anche quello di figli adottivi. Quindi non soltanto i figli legittimi, non soltanto i figli naturali, ma anche i figli che sono stati adottati, che non sono stati concepiti dalla coppia, ma che sono stati adottati. Questo è un tipico esempio, un paradigma di interpretazione letterale estensiva, perfettamente ammissibile nel nostro ordinamento giuridico, nell'ambito del diritto penale, nell'ambito del diritto civile, nell'ambito di ogni branca del diritto, non confligge, non comprime, non lede, non viola l'articolo 14 delle preleggi. E tale interpretazione letterale estensiva si distingue dall'analogia. Ad esempio, si prendi in considerazione l'articolo 624 del codice penale relativa al delitto di furto. Chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarre profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, eccetera, eccetera. L'articolo 625 del codice penale prevede delle aggravanti al delitto di furto e in particolare, tra le tante, il numero 6 prevede l'aggravante di quando si commette il delitto di furto su un bagaglio, ad esempio una borsa, uno zaino di persone che stanno viaggiando. Cioè, se un soggetto ruba, commette il delitto di furto relativamente ad un ruba, quindi uno zaino di una persona che sta viaggiando, ebbene in tale ipotesi commette il delitto di furto aggravato. Si deve trattare di una persona, di un bagaglio, di una borsa, di una persona che viaggia, o questa viaggia in treno, o questa viaggia in aereo, o con la nave, o con la metropolitana, mediante un'interpretazione estensiva non cambia nulla, ma si deve trattare di un viaggiatore, di una persona che sta viaggiando. Se si commette il furto di un bagaglio di una persona che non sta viaggiando, ad esempio di una persona che lavora in aeroporto, o che lavora nella stazione dei treni o che lavora nel porto, in ogni caso, se si ruba una borsa di una persona che non sta viaggiando, ebbene in tale ipotesi si commette sì il delitto di furto, ma non il delitto di furto aggravato. Sarebbe un'analogia in malam partem, inammissibile nel nostro ordinamento, quella di ricomprendere nell'aggravante di cui all'articolo 625 numero 6 del codice penale anche il furto di bagagli di persone che non stanno viaggiando. Il legislatore parla in modo esplicito di bagagli di persone viaggianti. Dunque, non si può alterare il contenuto dell'articolo 625, in tale ipotesi si produrrebbe un'analogia in malam partem inammissibile nel nostro ordinamento giuridico, poiché in contrasto non solo con l'articolo 14 delle preleggi o disposizioni preliminari al codice civile, ma soprattutto in contrasto col principio del favor rei o favor innocentiae o favor libertatis. Ho fatto un video al riguardo, non ne posso parlare in questo, ce ne ho parlato per oltre 10 minuti in un altro video. Rimando a tutti alla visione di quel video per chi fosse interessato. Ora, l'analogia, avevo detto poco fa, a volte può essere ammissibile nel nostro sistema giuridico. Autorevole dottrina ritiene ammissibile nel nostro ordinamento
la cosiddetta analogia in bonum partem, cioè quell'analogia che produce non effetti sfavorevoli, se no sarebbe in malam partem, ma al contrario, per converso, effetti favorevoli, positivi per il reo, per l'imputato, per il prevenuto. Ad esempio, Antolisei, si badi bene che Antolisei, Mantovani, Pagliaro, Fiandaca sono i quattro grandi pensatori del diritto penale, sono i quattro grandi studiosi. In particolare, Antolisei ritiene ammissibile nel nostro ordinamento giuridico l'analogia in bonum partem, purché riguardi fattispecie regolate dal diritto regolare. Ma che cosa vuol dire? Il Mantovani ha chiarito che una norma eccezionale, relativamente ad una norma eccezionale, non può entrare in gioco il procedimento analogico. Non si può, per analogia, applicare una regola ad una fattispecie regolata da una norma eccezionale. Da qui sorge la domanda: ma allora quando si parla di norma eccezionale? Ce lo chiarisce il Mantovani. Bisogna prendere in considerazione due criteri: un criterio di tipo quantitativo. Una norma eccezionale quando disciplina un numero ridotto di ipotesi rispetto a quelle regolate dal diritto regolare, rispetto alla norma, quello che in genere accade. Ma viene in considerazione, in rilievo, anche un criterio di tipo qualitativo, non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo, cioè quel numero ridotto di ipotesi deve essere disciplinato non soltanto in modo diverso, ma anche antitetico, soprattutto antitetico, cioè in modo opposto rispetto alle fattispecie regolate non da norme, da regole eccezionali, ma dal diritto regolare. Dunque, relativamente alle ipotesi, alle fattispecie disciplinate, regolamentate dal diritto regolare, relativamente a tale fattispecie è perfettamente ammissibile il ricorso al procedimento analogico in bonam partem, però. Relativamente a quelle ipotesi disciplinate da regole eccezionali, quali ad esempio quelle relative alle immunità, è inammissibile il ricorso all'analogia. Non si può applicare per analogia tutte le regole relative alle immunità diplomatiche a soggetti, si tratta di regole che producono effetti favorevoli, a soggetti diversi da quelli indicati nelle leggi eccezionali. Ora ci si chiede: ma è ammissibile, chiudo il video, poi eventualmente ne farò un altro che tratterà l'argomento in modo più specifico. È ammissibile il ricorso all'analogia in caso di cause, nell'ipotesi discriminanti, nell'ipotesi di cause di giustificazione? La giurisprudenza per alcune ritiene, per esempio, nell'ambito dell'attività sportiva, alcune condotte lesive entro certi limiti, si ritiene applicabile il ricorso cioè per alcune cause di giustificazione è ammissibile il ricorso al procedimento analogico, per altre cause, ad esempio, si pensa all'esercizio di un diritto, ovvero all'adempimento di un dovere, si ritiene inammissibile, o meglio, la giurisprudenza tende ad escludere, salvo qualche eccezione, il ricorso all'analogia, al procedimento analogico. Ma questo argomento va trattato in maniera molto più approfondita, farò altri video al riguardo. In un altro ho parlato di rischio consentito, di aumento del rischio consentito relativamente alla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento lesivo, rimando alla visione anche di quel video. Per questo video ho chiuso, ho finito. Vi ringrazio a tutti per la cortese attenzione.